Nasce da una favola che diventa realtà la Fondazione Homo Bonus, un progetto di inclusione sociale che unisce vari imprenditori marchigiani. Come segno distintivo, due mani che stanno per unirsi e stringersi, simbolo di solidarietà e impegno, quello di rendere il territorio un luogo migliore, giusto e inclusivo e costruire il futuro della comunità più equo e coeso partendo dalle persone, mettendole al centro, garantendo loro dignità e sicurezza. Noi abbiamo fatto questa fondazione per cercare di aiutare la gente che ha più bisogno e per poter in ogni caso vivere meglio di come sta vivendo, con tutte le difficoltà che ci sono, soprattutto per gli anziani che o devono, molti anziani, o mangiano o si curano, per dei ragazzi volenterosi ma sfortunatamente non hanno le risorse in famiglia per poter studiare e di questo genere abbiamo tante per i ragazzi disabili, beh, così. La Fondazione metterà in atto ogni sforzo per sensibilizzare il mondo imprenditoriale a livello nazionale nell'aiutare le persone in povertà. Tra le tante attività previste ci sono anche quelle di istituire premi e borse di studio, promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni, convegni, per favorire collaborazioni con chi opera nel mondo della cooperazione nazionale ed internazionale. Complimento con i fondatori perché hanno avuto, diciamo, questa sensibilità d'animo di capire che oggi dobbiamo tutti aiutare le persone che hanno bisogno, perché soprattutto chi ha di più deve cercare di dare agli altri. Penso che questa fondazione può essere utile proprio a questi ragazzi che magari non hanno più la possibilità di studiare e trovano però degli amici che li aiutano a realizzare i loro sogni. Perché se non riusciamo più a sognare, a far sognare, la nostra vita non ha alcun significato. Grazie alla loro generosità, le Caritas delle nostre chiese possono dare risposte concrete ai bisogni dei poveri, degli indigenti. Credo che sia un'iniziativa da lodare e spero che possa essere d'esempio a tanti altri.